ascoltato. Dalle letture di questo giorno, che non abbiamo accettato, ma accogliamo. Brevi appunti. Saulo si lascia prendere dalla paura, dentro un rischio, una imminente sconfitta. Potrebbe essere dentro altre prove della vita o circostanze concrete in cui scegliere e comprendere come scegliere. Saul si affida a una espressione, possiamo dire, di religiosità che compromette la fede, anzi, la stravolge. E ne viene paura ulteriore, più grande, diffusa, e per questo che imbroglia anche. Rimane sempre attuale l'impegno di purificare la fede senza viverne di rendita, perché la vita non si conceda la paura. Non ceda al disinganno, ma retta con stabilità più forte delle nostre montagne, più salde delle pietre di cui conosciamo la durezza, la fermezza. Viene il nostro Dio e non sta in silenzio, certo. Perché il silenzio, alla presenza del Signore, di fronte a quello che Lui vuole comunicarci, dobbiamo stare noi. Noi dovremmo passare dentro l'affanno e le inquietudini dei nostri giorni, non solo tanti momenti, ma qualche momento un po' prolungato, dove stare in silenzio.
fare luogo alla figura, alla figura. È un luogo antico, ma che si rinnova ogni giorno, si riveste di nuovo perché è luogo di contemplazione, di presenza orante, è segno ai margini della città di una presenza che vorrebbe aiutare a interpretare la vita quotidiana, i problemi che una città porta con sé. È l'abbazia di Vivoldone, a sud di Milano, più esattamente nel comune di San Giuliano Milanese. Don Adelio conoscerà bene questo posto. Io in questi anni ci sono tornato più volte, non per hobby, ma proprio per, come dire, vivere questo compito che mi ha affidato adesso di vicario della vita consacrata femminile in diocesi, con particolare attenzione ai monasteri di clausura